eccoci qua a questo nuovissimo progetto di cosa ti preparo per cena. Infatti, oltre ai post, qui c'è una grandissima novità, le video ricette su questo nuovo canale di YouTube, appunto, che si chiama Cosa ti preparo per cena. E oggi ho invitato una mia splendida amica, Angelica, per preparare con lei una ricetta, perché mi sembra carino iniziare questa nuova avventura di Cosa ti preparo per cena con una ricetta che mi caratterizzi molto. È una ricetta siciliana, sicula. Oggi, oltre a imparare una ricetta siciliana, ti farò anche un piccolo corso accelerato di siciliano. Ci sto. Ok, tu me li traduci in veneto poi le ci cose provo, che ti dico. Ci provo, vai. Allora vai. Facciamo, dato che appunto utilizziamo un prodotto di stagione che sta iniziando, che sono i cavolfiori, facciamo la pasta con i broccoli arrivinati. La pasta col broccolo. Che sarebbe tradotto la pasta con il cavolfiore in tegame. Che appunto non ha nulla questa traduzione, in effetti, perché arriminato, sai che cosa vuol dire arriminato in palermitano? Te lo mimo. Mescolato. Giusto, come si dice in veneto? Misia. Ok, allora facciamo misia. La pasta con? Col broccolo misia. Perfetto. Allora, in realtà andrebbe utilizzato il broccolo verde. E c'è il cavolfiore verde che però qua diciamo non arriva qua in provincia di Verona, e però insomma utilizziamo il broccolo bianco perché comunque va benissimo. Iniziamo, diciamo quali sono gli ingredienti. Perfetto. Tu li riconosci tutti? No. Cosa non riconosci? Questo è pan grattato. Pan grattato e l'uvetta. Però era la cosa più difficile. Aspetta, no, non è questa, non è proprio uvetta. Questa è passolina. La passolina è l'uva passa. L'uva passa, perfetto. E praticamente questi sono i pinoli, perché devi sapere che a Palermo passolina e pinoli è come marito e moglie, cioè camminano insieme, devono camminare sempre insieme, no? Bene, poi cos'altro? Poi ci sono, la passata. Sì, tarde sotto sale. Ok, e peperoncino? No, non lo so. Dai, riprovaci un'altra cosa. Rosso. È rosso, rosso. Giallo, poi diventa giallo. È rosso, però diventa molto diventa giallo. Lo zafferano. grande. È una cipolla, sì. Cipolla, ci siamo. Pasta. La pasta. E il nostro broccolo. Bianco. Bianco, anziché verde, vabbè. Allora, io l'ho già lessato per diciamo accelerare i tempi. E iniziamo con la cipolla. Adesso quindi, Angelica, tritiamo la cipolla un pochettino per uno. Ci sono due metodi per non piangere quando si trita la cipolla. Ne conosci uno? Ce l'ho. Ma dai! No, dai, qua stiamo facendo le cose per bene, anche perché così viene troppo piccola, non ci piace. No. Allora, un metodo fantastico è quello di tirare fuori la lingua, in modo che tutto lo spirito si ferma sulla mucosa della lingua e non si piange. Cipolla tritata. Bel giro d'olio su a soffriggere. Quando il soffritto ha preso già questo colore, mettiamo a sciogliere le acciughe. Le acciughe si sciolgono sempre nell'olio. Quando l'acciuga è sciolta e il soffritto è pronto, mettiamo l'uva passa precedentemente ammollata e i pinoli nel soffritto, facciamo tostare un po', aggiungiamo i broccoli che sono stati precedentemente lessati. E adesso, Angelica, sciogliamo lo zafferano in un mestolino di acqua di cottura dei cavolfiori. Mescola un pochettino. Sempre lo zafferano, scioglierlo nell'acqua calda e lo aggiungiamo nella pentola dove ci sono i nostri cavolfiori. Il pan grattato deve essere girato continuamente, bisogna stare molto lì a controllarlo perché può abbrustolirsi troppo. Quando è di un bel arancione, mettiamo un po' d'olio e con una forchetta lo sgraniamo.
mescoliamo la pasta direttamente nella padella. E adesso impiattiamo. Però questa pasta andrebbe mangiata arrivustata, cioè dovrebbe rimanere almeno un 10 minuti così a intavolirsi bene. Perfetto. Allora, prendiamo il piatto, ci tengo a fare il primo impiattamento in questo piatto stupendo che è il piatto più fotografato di Cosa ti preparo per cena. Esatto, è lui. C'è un po' di condimento e una spolverata di mollica torrata. Ecco cosa ti preparo per cena. La pasta con i broccoli ariminati. Bene Angelica, grazie per avermi aiutata a questa puntata, specialmente nelle traduzioni simultanee che hai fatto, grandiosa, e con voi ci vediamo alla prossima puntata, grazie, ciao! Angelica, ma secondo te chi ci conosce l'avrà capito che io in questo momento ho i tacchi e tu sei senza scarpe? Me le posso rimettere adesso? Sì, grazie!